Benvenuto a Guglielmo Scilla, alias Wilwush, star di YouTube, al quale prima di tutto chiediamo come mai eri così popolare su YouTube, come mai senti il bisogno di esprimerti anche su Twitter? Ah, allora, guarda, in teoria qui parliamo proprio di tanto tempo fa, perché io Twitter sono stato uno dei primi ad averlo in Italia, perché me l'aveva consigliato un mio amico australiano un sacco di tempo prima che andasse bene, diciamo, che cominciasse a interessare anche a noi. Allora, su YouTube, vabbè, mi ci sono messo perché era l'unico modo per poter fare quello che mi piaceva, non c'erano altri modi. Perché poi sono andato su Twitter, secondo me perché Twitter, come YouTube, ti dà la possibilità di fare una chiacchierata con persone che non potrai mai conoscere, con persone che comunque stanno nel mondo e che, al contrario di YouTube, ha un modo totalmente diverso, altrimenti sei rimasto solamente su YouTube. Cioè, la cosa bella di YouTube è che tu devi essere attivo, per come la vedo io. A me piace essere molto attivo su YouTube. Su Twitter invece puoi anche fare semplicemente lo stalker e guardare quello che ti dicono anche le altre persone. Però no, Twitter tutta la vita, sono un gran fan di Twitter. E quindi tu su Twitter hai delle opportunità di contatto maggiori col tuo pubblico, secondo te? Un tweet può essere letto e retweetato 100 volte, un video può essere condiviso 100.000 volte. Quindi è un tipo di fruizione totalmente diversa. Però la cosa bella di Twitter è che sul telefono hai la possibilità di parlare e quindi di fare un tipo di comunicazione, per quello che riguarda me poi, molto più emozionale, perché lo pensi e non lo scrivi, lo pensi e lo metti. Senti, noi abbiamo visto che tu in effetti rispondi molto a tutti quelli che ti scrivono. Li conosci tutti o al contrario sono proprio sconosciuti a cui tu rispondi perché sono tuoi fan? Io rispondo quasi sempre a persone che non conosco o a persone che conosco perché mi scrivono molto spesso su Twitter. Queste qui che si parlano a vicenda. Ok, se siete così tanti amiconi, scrivetevi oppure mandatevi un'email. La cosa bella, secondo me, dei social è che ti permettono appunto di socializzare con tutte le persone che in questa piramide sbagliata di follower per come si è creata, dove chi ne ha di più sta sopra e chi ne ha di meno sta sotto, e se ne ha di più, cioè, discorso folle, come se fossero, capito, ormai conti in banca. Però il discorso è che a me piace un tipo di comunicazione verticale, non mi piace più orizzontale, quindi mi piace, io parlo a chi mi segue, cioè perché devo fare chiacchiera con persone che magari mi dicono no, manco so che cosa fai, manco so chi sei. Quindi sì, rispondo molto spesso alle persone che mi seguono. Come, diciamo, in questi mesi, anni, i social network stanno un po' cambiando le persone, le abitudini delle persone, o stai notando, insomma, nella tua esperienza appunto abbastanza lunga, che sono le persone che stanno cambiando i social network piano piano? 4 anni fa mettere video su YouTube era una cosa da sfigati, cioè io me ne vergognavo molto, ok? E quindi non è che me ne vergognavo molto, però mia madre non lo sapeva, non lo sapeva nessuno, aspettavo che uscissero di casa, non andavo in giro a dirlo ai miei amici, sono loro che l'hanno scoperto dopo. Invece adesso fare YouTube secondo me è molto figo. La cosa secondo me che adesso è cambiata è che i social network sono molto, in particolare Twitter, molto più consapevoli della loro potenza. E questa è una cosa che un po' da una parte mi fa piacere e un po' mi fa paura, perché la cosa bella di Twitter è che è veramente una grande voce, altrimenti non verrebbe adesso citato nei giornali o anche nei programmi televisivi, con Fiorello che l'ha fatto diventare molto, molto importante all'interno del suo show. Però dall'altra parte c'è un accanimento eccessivo e una sorta di bilancia che da una parte ha le persone che sempre saranno, appoggeranno un qualcosa di televisivo o non, e dall'altra quelli che dovranno comunque distruggere e criticare tutto. Cioè il web è diventato un po' snob nei confronti di qualsiasi tipo di media esterno. Secondo me è sempre una cosa pure un pochino negativa, perché ti fa perdere il focus individuale per diventare una sorta di lancio di fango. Poi non lo so. Senti, appunto, tu citavi un po' in qualche modo il modo in cui si guardano social media e media tradizionali, eppure tu, diciamo, da YouTube e da Twitter, dal web, stai passando ai media tradizionali, fai programmi in radio, fai cinema, hai scritto un libro, cos'è? Tutto sommato
rimangono quelli, insomma, gli strumenti per affermarsi, insomma, il mainstream della TV. È semplicemente, che ne so, bisogno di soldi o no? Per me il web non è un trampolino, perché una volta che tu salti in acqua il trampolino lo abbandoni. Invece no, secondo me la cosa molto figa del web, motivo per cui adesso che sto in radio, ecco, la radio forse effettivamente ti fa capire perché 20 anni fa veniva visto un pochino come no, non te lo so spiegare, però era un pochino il Twitter di un tempo la radio, cioè la radio era molto di nicchia, vicina ai giovani, vicino alla comunicazione libera, assolutamente personale. I media tradizionali adesso sono molto più forti, altrimenti non ti puoi motivare perché ogni volta che c'è una puntata d'amici, ogni volta che c'è un ospite di Daria Bignardi diventa subito trending topic. Quando tu fai un lavoro esterno, per esempio un contratto, quando tu fai un video su YouTube, avere sempre le tue idee e quello che proprio ti rappresenta al 100%. Quindi essendo un grandissimo fan, per me non c'è un salto, ma c'è anzi la possibilità di continuare a far vedere chi sei veramente, o quello che forse proprio nel profondo ti rappresenta. A me non interessa se in un video c'è un brufolo o no, però devi interessarti se in un programma televisivo ce l'hai, ma non perché frega veramente a te, perché è giusto che sia così, visto che la maggior parte dei commenti che arrivano a una persona che sta in televisione è come è vestito male, quanto è brutto e quanto è ciccione. Sul web invece è già diverso, sul web è figo il brufolo, quindi siccome me ne vengono un sacco, molto meglio rimanerci. Tu ne hai pochi però, anzi, no, guarda, in verità, direi nessuno. Li oscura un pochino, è facile così. Citi spesso tua mamma, le migliori citazioni di tua madre. Ecco, mi dici come hai fatto a spiegarle che cos'è Twitter e che cosa fai tu su YouTube? In tre parole, cioè come hai fatto a spiegare a una persona che non è una nativa digitale, cioè quello che fai tu? Ma guarda, in verità è stato più che altro un caso. Nel senso, un giorno mi piaceva particolarmente un video, ero particolarmente orgoglioso e ho detto guarda che cosa ho fatto. Senti, tu prima citavi un po', diciamo, i tipi di discorsi che diventano, insomma, gli argomenti che diventano trend su Twitter, no? Noi abbiamo sempre notato che ci sono un po' come due mondi separati, un po' il mondo, diciamo, intellettuali, giornalisti, politica, e un po' un mondo, vogliamo, Justin Bieber in Italia. Tu, diciamo, come ti muovi tra questi due mondi e pensi che un giorno si unificheranno? Insomma, quelli che alcuni li chiamano i bimbi minchia, quelli che fanno. Bimbi minchia, sì. No, io li chiamo, ci stanno da una parte i bimbi minchia e dall'altra i radical tweet. Certo. Diciamo che, sai cos'è? Che Twitter, secondo me, è la faccia del mondo. Cioè, se tu ora guardi il mondo, l'idea è diviso fra i ragazzini che magari vanno a prendere i bimbi minchia e i radical tweet. No, non si può trovare una pace, cioè se non c'è un minimo di litigio, se non c'è un minimo di zuccia, che palle, voglio dire. Cioè per me il bimbo minchia non è il ragazzino che va dai 13 ai 17 anni, il bimbo minchia è chi si comporta in un determinato modo, cioè non troppo, quello magari rientra, però mi fa altrettanta tristezza la quarantenne che ancora sta lì con i glitter. Una cosa che a me piace molto è che il web ha scoperto la bellezza del difetto, cioè ha proprio scoperto la bellezza del ragazzo che si riprende e della genuinità in qualche modo anche solo visiva. A me diverte la 5D perché è un po' sfocato, tutte quante comunque determinate cose che a me piacciono. Però se io vedo un video che non è fatto così in maniera bella, a me piace pure, perché non si parte dal presupposto che tutto deve essere perfetto, si parte dal presupposto che bisogna apprezzare altre cose. Tu hai quasi 25 anni e adesso ti sei già costruito una professione di tutto rispetto, facendo l'attore, il presentatore, insomma, sulla radio, il tweet anche. Ma se tu pensi a te stesso, anche solo tra 10 anni, pensi che farai esattamente la stessa cosa utilizzando i social per trovare lavoro come ti è successo adesso, o pensi che non necessariamente i social media ti aiuteranno comunque a costruire la tua professione?
Guarda, ti rispondo in maniera molto seria. Secondo me l'unico motivo per cui io ho avuto la fortuna di aver potuto fare tutto quello che ho fatto adesso è solamente grazie ai ragazzi che mi hanno seguito su YouTube e sui social media. Cioè, social media, nel senso, non gliene frega niente, in teoria, a un colosso così grande come il cinema, ma anche come la radio, come tutto quanto. Cioè, che cosa, perché dovrebbero farsi? Feltrinelli dovrebbe farmi scrivere un libro, che all'inizio la prima cosa che tu vedi è il numero, poi scopri la persona. Quindi voglio dire, è improbabile che fra 10 anni i ragazzi su YouTube possano essere ancora interessati a me. Quindi è ancora più difficile che quello che adesso sta solamente iniziando con una scintilla possa prendere fuoco. Io facevo tutt'altro prima di questo, studiavo per diventare interprete perché so bene l'inglese. Beh, però finire in un cinepanettone è un po' una consacrazione. È vero, però voglio dire, cioè, è tutto quanto gasica. E quindi voglio dire, ci stanno tanti discorsi, manco mi ci metto a pensare, se no poi stai lì a dire, bisognerebbe, speriamo. Per il momento faccio le cose che mi divertono e poi vediamo che quello che succede. Al limite so sempre l'inglese. 3 follow Friday su Twitter e 3, diciamo, su YouTube. 3 magari nuovi Guglielmo Scilla su YouTube. Allora, bella domanda. Capire, come se mi avessi chiesto il mio colore preferito. Io sono l'indecisione fatta persona. Allora, a me fa ridere un sacco Dio, cito un'amica invece su Twitter e cito Chiocciola alle Trixie, che è la ragazza che ha scritto con me il libro, amica da 11 anni ed è molto brillante lei. Ti citerò pure una persona che mi va contro, di grande smacco. Allora, Matteo Grandi. Allora no, su YouTube deve essere onesto, perché ci sta Cane Secco, che me stramerita su YouTube. Sì, Fancazzisti Anonimi, è un nome un po' da fancazzista, però fanno ridere un sacco perché si mettono su chat roulette e riprendono quello che vedono, ma è un qualcosa che a volte ti fa morire dalle risate. E invece di ragazze, tutti trucchi, tu fai pasticcini. Maddalena 61, allora lei fa dei vlog, non monta mai perché inizia e stacca, lei inizia e finisce, è del 61, è alle palle quadrate, e su YouTube seguite Sister Risver 85. Lei fa dei video un po' sempre simili miei, nel senso chiacchiere, scenette, stacchi, cose così. È molto carina lei. Grazie mille. Grazie a te, ciao. Ciao. Ciao.